Buongiorno e benvenuti a tutti gli amici di Casa Key. Oggi in tutta Italia piove, ma qui da noi c'è il sole perché abbiamo Soleil Sorge. Eccoti! Ciao Sofì, ciao a tutti gli Ciao, amici di Casa benvenuta! Key. Benvenuta la Grazie. nostra conduttrice del GF VIP Party che ha appena scritto un libro interessantissimo che si chiama Il manuale della stronza. Esatto. Ta-da! Sono un'autrice ufficialmente pubblicata. Mi raccomando, io lo aspetto a Andate anche casa voi a con leggerlo tanto in di libreria dal dedica, che non 15 vedo l'ora di novembre, il manuale della leggerlo. stronza. Cosa, scusa? Ho detto, lo aspetto a casa con la dedica, che non vedo l'ora di leggerlo. Assolutamente, non vedo l'ora, soprattutto perché credo che anche a te conoscendoti possa essere utile, insomma. Sicuramente. Allora, io Grazie. senza nessun tipo di riferimento al tuo libro, volevo presentare i nostri super giornalisti di Chi? Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, eccovi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie della Io premessa, Sofi. della precisazione, grazie, esatto. ecco. Io non volevo fare nessun collegamento, però volevo chiedere a Sole qual è la prima regola per essere una stronza perfetta. Beh, sicuramente amare se stessi, credo sia il fulcro della stronza perfetta, anche perché poi ricordiamolo come distingo bene nel libro, ci sono stronzi e stronzi e quella di cui parlo io è quella, sono quelle persone che in realtà hanno quella giusta dose di amore e rispetto per se stessi e che non si fanno ecco, mancare di queste cose dagli altri e che affrontano la vita in questo modo, quindi sicuramente l'amore per se stessi, non ce n'è mai abbastanza. E allora cambiamo argomento, non ce n'è mai abbastanza neanche di, non voglio dire di odio, ma un po' di fastidio. Dai Sole, dimmi chi ti dà fastidio nella casa, su, sii sincera, come solo sai fare tu. Ma lo sai, non mi nascondo mai dietro un dito in queste cose. Però non c'è qualcuno in particolare che proprio non sopporto dentro la casa, ecco. Ci sono state però diverse persone che in diversi momenti non mi sono piaciute, Tipo? ecco, mi hanno Fammi un irritato, esempio, per esempio. sicuro. Beh, diverse persone nel caso di Marco Bellavia, i comportamenti non mi sono piaciuti, faremo prima a dire le persone che ho apprezzato invece in quel caso. Antonella ha avuto alcuni momenti davvero poco gradevoli da parte mia. Patrizia, Cristina, una Eleonora anche ha avuto dei momenti così. Antonino non è che mi abbia poi fatto impazzire in alcuni momenti, però nessuno in particolare, ecco. Ecco, Ok. Sole, siamo onesti, anzi, siamo onestini. Cosa ne pensi A della liaison tra onestini e Nikita? proposito, A proposito di gente che può averti no, infastidito. colgo l'occasione perché per rispondere, in realtà, approfondire forse la domanda di prima, perché sicuramente Onestini non è una di quelle persone che mi faccia impazzire, ma mi pare ovvio e scontato. Con Nikita non mi sta facendo emozionare, non vedo nulla ancora che mi abbia preso, ecco, non mi convince nulla, anche perché non c'è nulla al momento. Quindi poi chissà, se sono rose fioriranno, come si dice, altrimenti amen. Senti Sole, siccome mentre Sofì aspetta la dedica del tuo libro, e Vale ce lo siamo già bellamente letto e ci siamo molto Ah sì? divertiti, vorrei che Voglio le confessassi vostre la cosa recensioni. più struzza, devo dire struzza perché sennò mia figlia mi fa 5 euro di multa, che hai fatto e che hai raccontato in questo libro. So che riguarda un tuo amico, la sua fidanzata che poco ti sopportava. Di cose strunz per non prendere 5 euro di multa da tua figlia nella vita ne Esatto. ho fatte e credo che ognuno di noi poi le faccia in alcuni momenti, no? E sono utili anche poi per crescere, sono proprio come mi piace dire da strumentalizzare per rendere costruttive nella vita. Io ne ho fatte che per fortuna poi mi hanno insegnato delle cose nella vita, una in particolare a cui fai riferimento nel libro. Mi era arrivata questa frase da parte di una ragazza che andava in giro a dire una cosa e io
mi sono vendicata, per farvela breve, e le ho mandato questa foto con scritto olio su tela. Una vendetta delle mie particolarmente fredda, come quel giorno a Milano. Però d'altronde è da queste cose che bisogna imparare, e io nel libro non faccio sconti, ma non mi faccio sconti soprattutto, e quindi utilizzo anche dei casi in cui io ho sbagliato, io ho fatto del male o ho fatto delle cose di cui mi sono pentita per andare avanti, no? Per crescere, e quindi ecco, Sole, per spiegare adesso... i concetti che ho messo nel libro. Ecco Sole, ma adesso basta parlare di Delia e Alex Belli. No, scherzi. No, per carità. So che li hai citati in una delle tue parabole, no? Visto che è diviso in comandamenti il tuo libro, hai citato la loro messa in scena dell'anno scorso. Insomma, la tua analisi finale, sì, è stata che... Sì, beh, ho utilizzato nel libro diversi aneddoti, e in particolare tanti presi appunto da situazioni che tutti hanno visto, così che avendo visto la situazione con i loro occhi poi potessero capire meglio il morale della favola che volevo raccontare. In questo caso ho letteralmente creato una favola dall'accaduto dell'anno scorso nel Grande Fratello per trarne un messaggio finale, e quindi anche lì andare a spiegare uno dei concetti di cui parlo nel libro. Però non ho assolutamente, come hanno detto loro, definito nessuno cattivo, ecco. Era puramente una favola per raccontare la storia. Le cattiverie sono state fatte, ma non è quello, né quello di cui parlo. Né... No. Tra l'altro, se leggete bene fra le righe, ci sono tutti, eh? Cioè, se leggete fra le righe del libro di Soleil con attenzione e prendete appunti, ci sono tutti, non risparmia nessuno e... Ma mi stai mettendo una curiosità, ragazzi, che io già avevo prima, ma adesso vado a prenderlo e lo leggo oggi. Sai che ti dico che potresti esserci anche tu? Ma infatti, è vero, hai detto che c'è Sofì, c'è. Mi sono divertita, ecco, appunto, proprio perché le persone da casa hanno visto determinate situazioni all'interno di reality oppure televisive, è più facile da giudicare rispetto ad alcune situazioni private della mia vita, che comunque non ho risparmiato, perché anche quello ho approfondito un po' su tutto, in realtà, cioè ci sono situazioni per raccontare ogni capitolo nel libro. Allora, bene, visto che oggi tocca a noi fare gli struzz con te, adesso non ti lasciamo andare, ci vediamo nella parte 2 perché abbiamo ancora un sacco di cose da chiederti. Ok, a tra pochissimo. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao! Ciao! Ciao. Ben ritrovati a tutti gli amici di Casa Key, siamo ancora qui con il nostro vulcano di Los Angeles, Soleil Sorge, eccola qui, conduttrice di GFB Party insieme a Pierpaolo Bretelli, ma soprattutto, io ci tengo a ribadirlo, ha appena scritto un libro pazzesco che si chiama Il manuale della stronza, editato con Mondadori. Senti Sofì, ti prendo subito la parola, perché nel manuale della stronza secondo me c'è il comandamento dei comandamenti di questi anni: non desiderare la vita d'altri, che mi sembra bellissimo. Però voglio rivolgerlo a te: ti è mai capitato, Sofì? Sei sincera? Cosa? Ti è mai capitato di peccare? Ma io credo sinceramente che tutti noi nella nostra vita facciamo degli sbagli, degli errori che a scoppio ritardato possono, che magari capiamo. Ma di desiderare la vita d'altri, lo voglio chiedere a Sofì e poi lo voglio chiedere a Soleil. Ah, desiderare la vita d'altri? Sì. Ma guarda, sicuramente io non sono una persona invidiosa, sono una persona però che apprezza. E quindi sicuramente vedo vite magari dove dico, caspita che bello magari un giorno arrivare ad avere anch'io questa vita o questo tipo di lusso. Vabbè, questa tipo e di questa situazione. È una bella cosa. Però non questa con è una bella invidia, cosa. Con obiettivo, capito? Ammirazione. Finale di arrivare lì. Mm. Sì. E tu Sole? Assolutamente sì, chi non ha desiderato la vita da altri? È davvero raro, non credo, dubito di chiunque possa dire il contrario, anche solo per un attimo, come diceva Sofì, anche solo per un attimo, anche in senso buono, positivo, ma
Sicuramente tutti, almeno per un attimo, abbiamo desiderato di avere un'altra vita, è una caratteristica molto comune, credo. Io e Vale abbiamo la cosa di desiderare la vita dei nostri rispettivi gatti, però vabbè, Vale, ti passo la palla. Anch'io quella di Simba, fidati. Però c'è gente che l'anno scorso ha desiderato avere la vita di Alex Belli per qualche giorno, insomma, un anno fa. Beh, poteva non essere male, eh? La vita del Belli a un certo punto è stata interessante, molto. Senti, Sole, nel libro parli anche di... Sì, è quel momento lì, quando ti sei fatta massaggiare, ecco, credo che lì qualcuno abbia creduto nella reincarnazione. No, lì io preferisco la mia, devo dire la verità, essere massaggiata in quel momento era così piacevole che resto a preferire la mia. Ecco, vedi che a volte... Invece nel libro parli di un tema che, insomma, che le donne affrontano spesso, soprattutto negli ultimi anni, che è quello della chirurgia estetica. Allora ti faccio una battuta, premesso che secondo me tu sei perfetta e proporzionata così, ma se ci fosse un mago che con un tocco di bacchetta ti desse il seno di Carmen Russo, senza dover fare neanche l'intervento, tu accetteresti o ti preferisci così? Allora, un mago con la bacchetta magica che mi dà un po' più di seno, sì, forse sì, così, ma quello di Carmen Russo per me, per il mio corpo è troppo grande, riconosco che ognuno ha un'armonia anche nel fisico e un po' più grande mi piacerebbe, perché no, per riempire meglio alcuni vestiti e quant'altro, però esteticamente proprio ho imparato ad apprezzare la mia figura con il seno piccolo, quindi non andrei di troppo troppe taglie in più, ecco. Bene. Senti, Sole, invece parlando di maschietti, siccome tu apprezzi comunque, questo ti fa onore, volevo chiederti se sei sensibile comunque alla bellezza indiscutibile, devo dire, di Antonino, come tutte le donne della casa, oppure pensi che insomma la sua strategia alla fine sia un po' troppo, come dire, scontata, esposta e anche un po' arrivata a capolinea? Cosa ne pensi? Io credo che intanto la bellezza sia molto soggettiva e poi soprattutto in un uomo la bellezza più grande per me, il fascino, viene fuori con il carisma, con il savoir-faire, con sai, quell'essere uomo che li rende... L'ho pensato anch'io quando ho visto Jason Momoa, ho pensato esattamente al carisma, però... Vabbè. Esattamente, no. E quindi ti dico la verità, Antonino personalmente non lo trovo neanche così attraente fisicamente e poi come personalità non è proprio il mio tipo, quindi no, totalmente idrorepellente alla sua... diciamo. Parlando di Aquaman, ma non c'è nessun altro nella casa che potrebbe scatenare, non dico una chimica artistica perché quella è ripetibile, però che guardi con curiosità un uomo. Beh, Alberto è un gran figo, peccato che non sono il suo tipo e quindi ormai ci ho rinunciato, siamo solo amici. No. Però guarda che ha avuto una storia con una donna, no. Hai visto che ha 28 anni? È vero, assolutamente. Ma se te sarei offesa. È vero, un po' ero gelosa, ti dico la verità. Ero lì tipo, quando l'ho scoprì tempo fa, ero lì un po' tipo, bravo, con lei sì, con me no, Però, secondo me bisognerebbe... ragazzo. Bisognerebbe un po' virare anche sui gay e dire, scusa, ma non sei un po' curioso? Perché ce ne sono alcuni che valgono veramente la pena. E beh, la proposta vabbè, uno la fa, nel senso poi le sfumature di orientamento di ogni persona sono infinite, non si sa necessariamente, giusto, quindi magari giusto, male che va uno ci prova, ma anche... Ma non era questa la domanda da superstruzza? Sta arrivando adesso la domanda da superstruzza e te la faccio io. Secondo te la Fiordelisi è la tua erede nella casa? No, assolutamente no. Guarda che offesa. Direi di no. No, figurati, ma ho letto questa cosa di persone di... ho letto un po' di pareri sul un carattere molto forte, però secondo me c'è carattere, c'è forza e forza e soprattutto un carattere forte va dosato con le giuste quantità, per cui Antonella delle volte ha un carattere molto diverso dal mio, ha una personalità molto diversa dalla mia, quindi non la vedo, se dovessi trovare un erede, se così si può definire, non ho ancora visto la mia erede in casa, purtroppo. Non so se lavorerei bene. No,
so, è difficile, è difficile. Non credo che sia tanto possibile. Non credo, di sole ne abbiamo una e non ci possono sì, ma essere poi, copie. Ognuno di noi è unico in realtà e questa è la ma cosa infatti, bella. Infatti, assolutamente. Infatti, quando fanno il paragone, è bravo me a scovare proprio tutte queste personalità diverse, diversissime tra di loro. Sì. No, infatti, nessuno è paragonabile a nessuno. È vero. No, oddio, i paragoni si possono fare. Ci sono personaggi che ricordano, no? O comunque persone che entrano cercando di mettere in auto strategie che hanno funzionato in passato, quelle si beccano facile. Non diventerà mai erede, cioè si vede subito, sì. Non è per questo che ti dico, secondo me in un contesto proprio come il Grande Fratello non ci possono essere eredi. È un percorso troppo vero e troppo lungo per imitare bene qualcuno. No. Sì, oddio, ad alcuni riesce, ad alcuni riescono le strategie. Boh, non lo so, non lo so, parere. Ma sì. No, però è vero. Parere personale. È vero che qualcuno ha cercato di ripetere Soleil, di ripetere il triangolo, ma era spontaneo. No, ma in generale dico, diverse tematiche, cioè ripetere dinamiche di anni passati che magari sono funzionate, determinati racconti anche o personaggi o modo di fare, no? Che piaceva, è stato magari preso d'esempio da alcune persone e per alcuni ha funzionato anche, dipende tutto come lo si fa. Un po' come a scuola quando si copiava durante gli esami, dipende come lo fai. Eh sì, poi chissà come alla fine dell'esame c'era quello che prendeva 6, l'altro che prendeva 8 e alla fine però, ragazzi, nessuno però dei due prendeva mai 8 però, quando uno copiava dall'altro. La vita è così. Però ragazzi c'è una cosa che lo impari a scuola e lo rivedi al Grande Fratello. Però ragazzi c'è una cosa che non si può copiare, lo dicevano i Beatles che, quando dicevano something in the way she moves, c'è qualcosa che ogni donna ha che è suo. Un modo così felino di muoversi nell'aria, di tagliare l'aria, che è impossibile da ripetere. Quindi Valerio ha un'immagine tutta di te, ma vabbè, ok. No, di entrare, a un momento preciso, a un momento preciso nella testa, io lo so, ma non lo dico. No, dico che diciamo puoi copiare il carattere, l'atteggiamento, ma c'è quel modo di muoversi che ogni donna ha, che c'è la mia moglie, c'è l'Azzurra, c'è la Sophie, c'è la Soleil, quel modo lì di muoversi nell'aria, di tagliare lo spazio che divide, distingue ogni donna, non lo puoi copiare. Certo, ma è lo stesso anche per l'uomo, secondo me. Sì, solo che l'uomo... E allora ragazzi, io taglio lo spazio e purtroppo devo chiudere. Anche se vorrei stare qui a chiacchierare con voi ancora tantissimo e sicuramente rivedremo solo in qualche puntata. Con molto piacere, a prestissimo, è stato come sempre veramente divertente stare qui con voi. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Aspettiamo il libro. Arrivederci. Mi raccomando, il manuale della stronza, fidatevi di questa stronza.